Più di 200.000 russi hanno sostenuto l'operazione militare speciale in Ucraina durante un evento patriottico tenutosi allo stadio olimpico Uznaiki di Mosca. Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta. Si sono opposti al nazionalismo, al nazismo che continua ad esserci nel Donbass, con operazioni punitive verso quelle popolazioni. Sono state loro le vittime di attacchi aerei ed è questo che noi chiamiamo genocidio. Evitarlo è l'obiettivo della nostra operazione, ha tuonato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. Per un mondo senza nazismo, per il presidente e per la Russia, indicavano gli slogan che si potevano leggere sul palco, che ha incluso le esibizioni di cantanti popolari molto vicini al Cremlino. Decine di migliaia di persone non hanno potuto entrare nello stadio, che contiene un massimo di 80.000 spettatori, ed hanno dovuto seguire il discorso nelle vicinanze. Для всех народов и представителей всех конфессий России.